Mi scuso per la location, ma è l'unico modo per portarvi il video stamattina. In realtà lo sto registrando nella nottata e voglio parlarvi in questo video di Yann-Aurel Bissek, che tecnicamente dovrebbe firmare a breve con l'Inter. Nerazzurri che hanno optato per questa soluzione molto esotica di questo difensore classe 2000 che è sotto contratto con l'Aarhus Gymnastic Föning, abbreviato in Aarhus, vale a dire società appartenente alla Superligaen danese. Un giocatore appunto classe 2000, cresciuto calcisticamente nel Colonia, poi due anni in prestito tra i Benenses e Roda e dopo una stagione 21-22 un ennesimo prestito all'Aarhus che nel luglio 2022 poi l'ha riscattato per una cifra attorno ai 670-680 mila euro. Giocatore appunto che nel contratto aveva inserito una clausola rescissoria di 7 milioni e sembra che l'Inter abbia scelto questo giovane difensore tedesco e appartenente all'Under 21 tedesca ma di origine camerunense per sostituire Skriniar. Il prezzo 7 milioni di euro appunto pare la clausola rescissoria pagabili in due rate. Ovviamente ora che sto registrando il video è ancora un po' tutto in forse, nel senso che si parla appunto di questo trasferimento dato ormai per certo, però ripeto, finché non vi sono le firme sui contratti e poi i contratti depositati in Lega, onestamente mi sento di dare quel 1% di possibilità che la trattativa possa comunque sempre saltare. Ma chi è questo Yann-Aurel Bissek? Già vi preannuncio, secondo me è un acquisto top in relazione alla funzionalità del calciatore, analizzando le caratteristiche del calciatore e poi lo vedremo anche contestualizzato in orbita Inter. In primis è un difensore di 196 cm, veramente un colosso, che ha giocato prettamente nella difesa 3, quindi un quid in più a favore dell'Inter, e destro di piede. Lui raramente ha giocato anche da mediano, anche perché, ripeto, non ha un piede proprio scandaloso, anzi abbastanza discreto. Ha leve lunghe, nonostante questa mole veramente da carro armato, ha queste leve lunghe che gli conferiscono anche una buona velocità in relazione appunto ai 196 cm di statura. Queste falcate belle lunghe, frequenza non proprio eccezionalissima, ma ripeto, non è un malus, bensì è un qualcosa di fisiologico per un giocatore comunque alto così tanto. Comunque una bella corsa, discretamente fluida, non molto pesante, che ha appunto in questa progressione devastante uno dei suoi punti di forza. All'Inter è stato presentato come il sostituto di Skriniar, però c'è da dire una cosa. Io vi ho detto che il giocatore ha giocato in difesa 3, ma come centrale puro, che sia in un 3-4-3 o che sia in un 3-5-2. Quindi potrebbe essere sostituto di Skriniar. Allora, lui come centrale puro era veramente particolare, perché come caratteristiche c'era un po' simile alla Lussio, oppure alla, per chi insomma un po' appassionato di calcio, anni 70 stile Blankenburg, o negli anni 80 stile Scirea. Quindi aveva giocava da centrale puro, ma con questa corsa in avanti che si andava anche però a estendere sulle fasce. Quindi che succede? C'era un buco, c'era uno spazio a attaccare, lui andava lì. È normale che in un Inter, se si intende come sostituto di Skriniar, non va a fare quel tipo di gioco, perché giocherebbe come braccetto di destra, quindi ricoprirebbe una posizione, avrebbe un serie di gioco un po' più stile Barzagli alla Juventus all'epoca della BBC, quindi, o magari in un Becao moderno all'Udinese, quindi quel braccetto di destra possente fisicamente, dalla bella corsa, dal buon piede, che in fase di possesso palla possa portare avanti il pallone, permettendo all'esterno, in questo caso di destra tecnicamente dell'Inter, di salire. Ora immaginiamo un Dumfries
nelle sue sgroppate offensive, avrebbe la schiena parata appunto da Bissek. Ovviamente può giocare anche da centrale puro, un po' stile Bremer versione Torino, quindi quel giocatore aggressivo che alza il suo baricentro, che va in pressing. Bissek è veramente tanto forte uomo contro uomo, è molto pulito nei contrasti, non è tanto falloso, e comunque anche uno, ripeto, che ha piedi, che ha visione di gioco e che con le sgroppate le fa veramente fruttare, perché comunque stagione 35 partite, 5 gol e 2 assist per lui, e 5 gol per un difensore così, che non segna soltanto da calcio d'angolo, colpo di testa e gol, ma bensì crea superiorità numerica. Ecco, questa è la cosa principale ed è una funzione fondamentale dei terzini moderni, la capacità di creare superiorità numerica per sbaragliare la difesa avversaria. Un paragone con la Juventus: perché la Juventus quest'anno ha avuto tanti problemi? Perché a parte Danilo non aveva i braccetti che avanzavano la loro raggio d'azione per rompere l'equilibrio, per rompere le uova nel panino alla squadra avversaria, per mettere in difficoltà. Noi stiamo vedendo all'Inter come, soprattutto nell'ultima stagione e mezzo, ultime due stagioni, o quantomeno soprattutto da quando è arrivato Inzaghi, abbiamo visto maggiormente quanto un Bastoni, uno Skriniar appoggiassero l'azione offensiva in fase di possesso palla, per dire, partendo palla al piede della difesa, alzavano il loro baricentro per poi creare superiorità numerica in attacco e dare una mano anche al centrocampo. Se si vuole un centrale così, Bissek è perfetto, e devo dire che non è neanche scarso col sinistro, non lo utilizza tanto, però lo usa, ha quella spregiudicatezza che lo porta anche magari a tentare il passaggio lungo, avendo anche un discreto piede, avendo giocato anche da mediano, sebbene non tante volte, cerca di, non sempre, però è nel suo DNA tentare il cambio di gioco, aprire il gioco dalla difesa verso gli esterni, quindi nell'Inter potrebbe collocarsi, potrebbe essere utile sia alla fase difensiva ma anche alla fase di proposizione, per via del suo sapere attaccare gli spazi, del suo cercare lo spazio, del suo aprire il gioco quando comunque c'è necessità. E quindi, ripeto, è un acquisto molto intelligente che io paragono a quello di Anguissa quando il Napoli lo prelevò dal Fulham, contestualizzato anche in un calciomercato moderno. Ragazzi, 7 milioni in due tranche, quindi 3.5 e 3.5, non so niente, e vai a spendere poco per un giocatore delle caratteristiche ottimali per quel tipo di gioco, quando vai a sostituire un giocatore importante come Skriniar che tu vai a perdere a zero, è già perso a zero, in più è un giocatore del 2000 nel giro della nazionale tedesca under 21 e che comunque c'è una buona esperienza da titolare. Non vai a prendere quel giocatore che magari di caratura maggiore però viene una stagione in panchina, prendi uno che nel bene o nel male in due anni, contando che lui a fine anno fa 23 anni, da quando ne ha 20-21 è titolare del suo club, quindi esperienza, ha minuti, tra i professionisti ha potuto imparare. D'accordo, la Superliga danese non è paragonabile alla Serie A, questo Aarhus o Ogef comunque è una buona squadra, il mitico Ogef, insomma, ricordo stagione 2013-2014-14-15, quando poi vi era Martin Jorgensen, che ormai avuta trentenne, si trasferì alla Fiorentina, l'Aarhus, con Mikkel Kirkskov, con Kasper Sloth, con il trio dei georgiani che ora non mi ricordo, Vazadze e altri due, Devdariani, non mi ricordo il terzo, con Danny Olsen, con Jens Jonsson che adesso comunque gioca alle K a Stoccolma, alle K a Atene, con appunto Kirkskov che gioca a Holstein Kiel, insomma era un buon Aarhus, però questo adesso secondo me ha giocatori un po' più pregnanti, e quell'Aarhus era un cimitero degli elefanti, nel senso che comunque Danny Olsen venne vecchiotto, ma anche Jorgensen ormai si era trasferito, era tornato in Danimarca ormai 34enne,
che poi d'esterno venne trasformato in centrocampista centrale, che all'epoca giocava qua a difesa 4, ma appunto era il cimitero degli elefanti. Adesso Lorus ha saputo valorizzare un giocatore come Bissek, prendendolo veramente a due spicci dal Colonia, e insomma vai a fare una plusvalenza enorme, perché lo vai a cedere 11 volte di più rispetto al prezzo originale, al prezzo originario di acquisto. Quindi, che dire, veramente complimenti all'Inter, perché in questo caso, qualora potuto andasse in porto, avrebbe speso pochissimo per un difensore delle caratteristiche ideali per sostituire Skriniar. E secondo me potrebbe essere anche una rivelazione, anche perché l'Inter deve rifare un pochino il reparto difensivo, perché De Vrij dovrebbe rinnovare, D'Ambrosio e quello che è Darmian ormai non, quest'anno fa 34 anni, non può tirare sempre la carretta. Quindi Bissek, acquisto, cari tifosi dell'Inter, secondo me avete fatto un bellissimo affare. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa pensate di questo acquisto. Scusate ancora per la location, però ripeto, per portarvi il contenuto stamattina l'ho dovuto registrare in notturna, in più anche un'occasione per me per testare l'Holyland Lark M1, microfono wireless di Holyland. Se siete appassionati di audio, comunque di contenuti tech, mi raccomando, passatemi a trovare nel mio secondo canale, che amo chiamare Progetto, sempre su YouTube ovviamente, Militech 360. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!